Recupero del decimo turno del campionato di prima categoria. Allo Sciria di Stornella si affrontano i padroni di casa in completo bianco-azzurro e in completo nero gli ospiti del Real San Giovanni a caccia di punti per l'aggancio alla zona playoff. Stornellesi invece che cercano punti salvezza. Direzione di gara affidata al signor Cosimo Damiano Fracassi della sezione arbitrale di Foggia, e con le immagini andiamo alla sintesi della gara. Calcio d'avvio per la formazione ospite, che si rende subito protagonista nei primi minuti di gioco con questo calcio di punizione. Il pallone messo in mezzo per il colpo di testa da parte di Catania, pallone alto sulla traversa. Poi ci prova anche la formazione di casa con la conclusione di Vaccarella, uno dei nuovi innesti, con il pallone che finisce sulla traversa. Provano a replicare ancora gli ospiti con questo pallone sull'esterno servito da Fania in mezzo, con il salvataggio sulla linea di porta e poi la conclusione vincente per il gol del vantaggio da parte di Falcone, che porta avanti la formazione garganica. Rivediamo qui la conclusione del numero 3 che porta avanti la formazione di mister Gravina. Poi replica ancora lo Stornarella, questo scambio al limite dell'area, la conclusione di Zingarelli, pallone a lato. E poi ci prova ancora la formazione ospite con questo pallone calciato che sfiora l'incrocio dei pali con D'Apolito. Poi ancora lo Stornarella con Zingarelli dalla distanza, pallone che si spegne tra le braccia di Longo. Poi ancora ospiti con questo calcio di punizione messo in mezzo, poi svirgola con Salvo, libera la retroguardia dello Stornarella. Ci prova ancora la formazione ospite con Catania che mette questo pallone in mezzo e la conclusione vincente da parte di Pompilio per il gol del 2-0. Abile Pompilio a mettere dentro sulla palla non trattenuta da Consalvo, festeggiato dai compagni di squadra e l'attaccante della formazione garganica. Ancora ospiti in avanti e qui il fallo, il calcio di rigore fischiato sul fallo di Calabrice. Non ha dubbio il direttore di gara che assegna il penalty. Dal dischetto si presenta ancora D'Apolito e il gol del numero 8 per il 3-0 della formazione in maglia nera. Ci prova ancora lo Stornarella con questo calcio d'angolo, il colpo di testa di Calabrice, pallone a lato. Malavisi per la formazione dello Stornarella, il pallone calciato a lato. Finisce il primo tempo con il risultato di 3-0 per gli ospiti. Inizia la ripresa con questo fallo laterale, pallone in avanti con la giocata e la conclusione di Calabrice sul fondo. Poi ancora la formazione ospite con il gol del 4-0 siglato da Fania, abile a mettere dentro sulla ripartenza della formazione di mister Gravina. Rivediamo qui la conclusione. Calcio di rigore per lo Stornarella con Malavisi che va sul dischetto e realizza il gol dell'1-4. Poi ancora Stornarella con la conclusione parata da Longo. Ci prova ancora Fania e viene messo a terra. Ancora calcio di rigore per la formazione garganica. Dal dischetto si presenta Piano e la para con Salvo, che salva la porta dello Stornarella. Sempre ospiti con Fania, ancora tutto solo in avanti. Esce con Salvo e fa sulla sfera. Ancora Stornarella con la conclusione alta di Calabrice. Poi ancora minuti finali di Stornarella in avanti a caccia del gol che potrebbe riaprire la partita, con la conclusione di Malavisi, pallone alta sulla traversa. Ci prova ancora lo Stornarella con Calabrice, lo scambio al limite dell'area, con la giocata, la conclusione, pallone alto, ci ha provato anche Vaccarella. Poi ancora Calabrice che va alla conclusione, interviene Longo sulla sfera e libera la retroguardia della formazione garganica. Poi ancora calcio di posizione con Calabrice, colpo di testa di Malavisi che porta lo Stornarella sul 2-4, il gol del nuovo arrivato in maglia numero 9 che riapre i giochi. Qui ancora l'espulsione, Pompilio lascia in 10 uomini la formazione garganica, finisce la partita con la vittoria della formazione ospite che si porta in piena zona playoff. Festeggiano i supporter della formazione garganica. Per lo Stornarella domenica sfida contro il Troia per la salvezza.